sono state coltivate dal nonno Carmelo e quindi vediamo di averne cura. Una volta lavate ed asciugate, tagliamo l'estremità, la dividiamo in due, la ritagliamo a metà, là. Svuotiamo l'interno aiutandoci prima con un coltellino. E vai. E poi con un cucchiaino. Ed abbiamo ottenuto una mezza barchetta. Zucchine svuotate e non buttiamo via l'interno perché poi ci serve per la farcitura. In una padella antiaderente facciamo imbiondire una cipolla tritata con un paio di cucchiai di olio. La doratura c'è, a questo punto aggiungiamo la polpa dei nostri zucchini, un paio di manciate abbondanti di sale fino, si mescola e si fanno amalgamare per una decina di minuti. E mentre si aspetta si prepara il resto della farcitura con del pan grattato o del pane duro tritato, parmigiano reggiano, prezzemolo fresco tritato, ovetto e un cucchiaio di concentrato di pomodoro, che è chiuso, bello abbondante, vai e via che si gira. Mescola, mescola, guarda come sono venute belline. Ora andiamo a prendere cipolla e zucchine ed eccole, belle morbide e fumanti. Le uniamo al nostro composto, giriamo prima con il cucchiaio perché bruciano e poi a mano libera. Direi che con la consistenza ci siamo. E col gusto pure. Buono. Montiamo le nostre barchette. Su ognuna mettiamo un gocciolino d'olio e massaggiamo. Fronte retro. Prendiamo il nostro ripieno e lo adagiamo all'interno. E ci siamo. Anche da crude sono proprio carine, ma ora andiamo a cuocerle. Preriscaldiamo per 180 minuti. Sì, eh. Preriscaldiamo a 180 gradi per 5 minuti. Colpetto di parmigiano per favorirne la crosticina. E siamo pronti ad infornare. Ed aspettare con calma per 10-15 minuti. Ogni tanto ci do un'occhiatina. 12 minuti a 180 gradi. Bisogna assaggiare. La zucchina è bella morbida sotto. Vediamo se è croccante anche. È buona, è buona, buona. Croccante sopra e morbida sotto. E anche questa ricetta è terminata. Io vi ringrazio sempre per l'attenzione e vi ricordo che, se volete, vi potete iscrivere al canale. Ciao, grazie!